storico e archeologico. E la presenza di questo animale che ha attraversato un po' tutte le fasi dell'evoluzione del popolamento umano sul nostro territorio arriva alle soglie del terzo millennio e rischia di sparire completamente dal nostro territorio. Beh, questo è un aspetto secondo me non irrilevante, cioè un elemento così importante della ruralità che ha seguito l'uomo durante le transumanze, eccetera, sparisce nel nostro tempo. Interrompere questa spirale negativa è una sfida sicuramente entusiasmante. Devo ricordare che già con la provincia di Foggia abbiamo fatto un percorso di questo tipo legato a un'altra specie di uccelli, che era il falco grillaio. Sul grillaio, che come ricordava anche il dottor De Finis, che è una specie simbolo del Materano, nella nostra provincia era sparita, era scomparsa. Con un'attenta azione fatta in collaborazione con l'Osservatorio, con il Parco Nazionale di Gargano, l'abbiamo riportato. Ora ci sono più di 200 coppie che nidificano nel nostro territorio e il trend della popolazione è sempre in aumento. Quindi questo è un aspetto sicuramente di grande soddisfazione, perché quando si lavora su degli animali selvatici non è detto che l'ipotesi o comunque la sfida possa essere vinta. Ci sono tante informazioni che mancano, tanti dati, tante modifiche che sul territorio si possono verificare. Quindi questo, diciamo, lo dobbiamo tenere in conto. Conviene sempre non arrivare a far estinguere una specie, perché con l'estinzione non è detto che si possa effettivamente tornare in movimento. Quindi questo progetto, che ricordo praticamente è stato finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma LIFE, un programma che è dedicato esclusivamente alla conservazione della natura. Quindi i fondi che vengono spesi all'interno di questo programma non vengono sottratti, diciamo, ad altre esigenze nobili che possono essere utili per il territorio. Quindi questo è un programma esclusivamente dedicato. Ne vengono finanziati pochissimi progetti ogni anno in Italia, e il fatto che costantemente le progettazioni che noi portiamo, molto spesso in collaborazione con l'amministrazione provinciale, vengono ogni anno finanziate è un motivo di orgoglio, perché guardate, ogni anno vengono finanziati un minimo di 4 progetti, al massimo 10-12 progetti in Italia, quando comunque le candidature sono tantissime, ci sono oltre 100-150, anche di più, a seconda degli anni, candidature, e il fatto di arrivare nei primi 4-5 progetti ogni anno, insomma, è un motivo di orgoglio per noi e anche chiaramente per la nazione. Tant'è che in un recente incontro che abbiamo avuto con la Commissione Europea, loro ravvisavano appunto questa tra virgolette anomalia meridionale, perché a Foggia c'è praticamente chi ha il record nazionale per l'Italia di progetti approvati dalla Commissione su questo particolare programma. Come si diceva, punteremo moltissimo sull'educazione ambientale, sulla comunicazione, e questa viene sviluppata non soltanto in provincia di Foggia, ma viene sviluppata in buona misura nel Materano, grazie alla presenza del parco, e nel parco dell'Alta Muggia, in collaborazione con lo stesso parco e con il supporto del gruppo Biofilia, che seguirà direttamente questi aspetti. Perché l'educazione è fondamentale, è ovvio, insomma, vorrei dire, nulla può cambiare se non facciamo crescere all'interno delle future generazioni un senso di legame stretto con il territorio e con i valori del territorio. Una specie come la gallina ratagliola, che ha un nome che chiaramente non aiuta, perché come diceva, diciamo, forse anche il commissario precedentemente, insomma, forse ricorda più i polli amatori o qualcosa del genere, ma in realtà si tratta di un animale di grande interesse anche conservazionistico per l'adattamento che ha proprio ad vivere negli ambienti stetici, un uccello che prevalentemente corre piuttosto che un volare. È un uccello che ha dei comportamenti riproduttivi estremamente interessanti, ha un legame molto stretto con il territorio, perché i maschi cantano di generazione in generazione nella stessa arena di canto, un meccanismo molto interessante, particolare, che ha dato molti studi anche di etologia comportamentale, eccetera.
E tutto questo avveniva per tantissimo tempo nel nostro, sul nostro territorio. Ora ci auguriamo che tramite le collaborazioni internazionali che sono all'interno di questo progetto, collaborando con l'Università della Spagna, gruppi che stanno lavorando da tanti anni in Francia su questa specie, stiamo ragionando su collaborazioni anche con l'Aeronautica Militare per coinvolgere in maniera diretta le opportunità di aumento all'interno del progetto di conservazione e valorizzazione del territorio. Quindi un'azione molto articolata che si sviluppa principalmente anche in, in un'ottica strettamente europea, perché gli animali che utilizzeremo per questo progetto che saranno allevati presso l'Oasi da Cosazzo, grazie anche al partner che appunto l'Oasi da Cosazzo, proverranno dagli allevamenti che ci sono attualmente in essere sempre tramite progetti LIFE in Francia e anche tramite collaborazione con i centri presenti in, in Spagna. Quindi tutto questo sarà sviluppato nell'arco di 7 anni. Concludo dicendo che insomma questa è l'ennesima esperienza particolare, cioè stiamo cercando di far ritornare il passato e dare un futuro per chi verrà dopo di noi, che potrà mirare probabilmente, speriamo, questo incredibile uccello che caratterizzava le primavere nel nostro tavoliere.